tuo bilancio, insomma, di questa settimana e della Michele? Beh, diciamo è positivo il bilancio della settimana, tutto sommato. È logico che avrei voluto ancora incrementare qualcosa in più, ma dopo devi stare un attimino attento. Io in questo momento ho una rosa ampia, ma ho anche tanti giocatori che sono fuori. Però tutto sommato, è come hai detto, è un allenarsi, trovarsi quotidianamente, facendo anche i doppi allenamenti, il fatto di soprattutto di conoscersi. Questo sicuramente è stato positivo e abbiamo la necessità ancora, io colgo proprio l'occasione di questa sosta per lavorare ancora. Abbiamo un'altra settimana di preparazione, avete visto anche oggi ho cercato, ne ho approfittato per fare anche qualche esperimento a centrocampo, da qualche giocatore l'ho cambiato nel primo e nel secondo tempo. E ho fatto anche per vedere, dopo è logico, io devo trovare anche un attimino le conclusioni, sia a livello tecnico ma anche a livello fisico. Tanti giocatori li giudico per quello che sono a livello tecnico, tanti giocatori devo anche giudicarli per quello che è la loro condizione fisica. Alcuni sono ben messi, altri sono un attimino indietro. E appunto il capitolo Bellingheri davanti alla difesa, lo considero un esperimento oppure è un'idea che magari poi... Era un'idea, pensando anche che in quel, siccome reputo quel ruolo importante, qualche volta Della Rocca non è stato bene, Pinzi è un attimino in ritardo di condizione, era un'idea per valutarla. Se poi la confermo lo vedrò un attimino in settimana, però era un'idea anche questa, perché lui fra l'altro ha sempre fatto la mezzala, ma una decina di partite col Modena ha giocato anche playmaker lì davanti alla difesa, per cui ho la necessità di vedere, di provare, non avendo ancora per tanti motivi magari un giocatore davanti alla difesa in ottime condizioni. Ok, abbiamo visto come modulo, insomma, si va avanti col tre quarti, il 4-3-1-2 almeno in partenza, questo insomma è il modulo col quale insomma pensi di andare avanti, no? Almeno in questo momento, poi si esatto. Può sempre cambiare. Soprattutto in questo momento la difesa a 4 è una prerogativa, perché magari a 5 ci vuole magari delle soluzioni diverse, bisogna in questo momento magari avanzare il baricentro, rischiando qualche imbarcata, rischiando anche la linea difensiva. I giocatori devono anche avere un atteggiamento diverso, perché devi affrontare l'uno contro uno, devi affrontare magari un modo diverso di difenderti, magari rispetto a prima che avevi sempre una superiorità numerica di un giocatore e a volte due, adesso devi accettare, avere anche il coraggio di accettare questa situazione. E quindi tre centrocampisti penso che in questo momento sia l'ideale, ma ipotizzando anche che magari, ti ripeto, in questo momento magari non ho degli esterni che al top della condizione, che mi saltano l'uomo e che mi creano superiorità. Ecco perché forse questo modulo è l'ideale, però come hai detto te, sottolineato in questo momento. Hai detto proprio della rosa ampia, però ci sono anche tante assenze, tanti giocatori che non stanno bene, quindi alla fine come uomini con cui stai lavorando adesso diciamo è il numero giusto. Poi non so se andrete avanti così fino a dicembre oppure se farete le scelte prima. Ma guarda, è molto semplice. Quando sono arrivato, l'avevo detto anche in conferenza stampa, che questa era una rosa troppo ampia. E lo è, perché 31 giocatori, in effetti io non sono stato in tante parti, non ho mai avuto 31 giocatori. La difficoltà di gestire e soprattutto anche di produrre una tipologia di allenamenti in cui ci sia una certa intensità. Quando fai tanti cambi, subentri per far entrare un giocatore, non trova mai il ritmo dell'allenamento, quindi mi crea qualche problematica proprio nella costruzione dell'allenamento stesso. E questo l'ho detto. La mia prima idea era a fine della prossima settimana magari fare un attimino delle scelte, chiudere. Però sono un attimino sul chi va là, perché ho, da quando ci sono arrivato 2 settimane, ho 5-6 giocatori sempre fuori. 5-6 giocatori che per un motivo o per l'altro uno mi entra e uno mi esce. E allora bisognerà ponderare bene se fare una riflessione, se andare avanti in questo momento con questa rosa cercando una gestione difficile ma anche praticabile,
oppure magari chiudere il discorso a 3-4 giocatori che forse in questo momento non conviene. Capelli è squalificato, però Serena, Bro, Clemenza. Anche in allenamento aveva avuto qualcosina. Sì, Capelli. Una di si recupera. Capelli è inflato, anche squalificato, però io, se non è lunedì, dovrebbe rientrare martedì. Serena, la risonanza è negativa, per cui anche lui è recuperabile, però il fastidio ce l'ha. Bro, faremo un accertamento lunedì con i dottori, d'accordo, perché la prima risonanza, non che non sia chiara, però forse è meglio magari dopo l'evento aspettare qualche giorno, quindi lunedì saremo un attimino più precisi. Anche lui muscolare, insomma. Sì, è un fatto muscolare, sì. Clemenza oggi non c'era perché è febbricitante. Esatto, Clemenza era metà e metà e abbiamo preferito magari che lavorasse a parte. Alla prossima partita, che sarà esattamente tra una settimana, inizierete a pensarci da lunedì, immagino, la ripresa? Assolutamente. Oppure sì. Oppure già in questi giorni avete già, insomma, iniziato a studiare la sì, partita? Sì, ma io credo che la settimana è importante, perché troveremo una squadra forse, tra virgolette, tosta, anche per il suo modo di giocare. Conosco l'allenatore, conosco i giocatori del Carpi, una squadra che dà fastidio soprattutto fuori casa, quindi la preparazione sicuramente sarà lunedì, ma alcuni accenni anche su qualche movenza della linea difensiva l'abbiamo già fatta in settimana, sapendo anche come giocano, sapendo anche come ripartono, quindi abbiamo già iniziato a preparare questa partita, perché per me è una partita, io gli ho detto ai ragazzi prima della Micheoli, oggi ho detto che la vera partita, la partita difficile, non era quella di Ascoli, ma sarà quella di Carpi. Ultima cosa, lunedì tagli il traguardo di 60 anni, no? Quindi insomma lo fai al Padova, allora così insomma, magari è un compleanno speciale. Sono contento perché li faccio al Padova e alleluia. Non sono contento perché son 60 e sono troppi, come detto prima, e non me li sento. Però questa è la realtà e alleluia. Io volevo chiederti... credo che comunque l'età è sempre relativa, grande entusiasmo comunque. No, io esatto, guarda, io... è logico, io qua sono arrivato da Padova da 2 settimane, l'ho detto anche a qualcuno, a qualche dirigente, sposo il progetto Padova per in questo momento e darò tutto me stesso, perché è stimolante, sono piazze stimolanti, devi accettare qualche volta il bello e anche il brutto di queste piazze, però è stimolante, mi piace, poi finché pur avendo 60 anni finché mi diverto vado in campo e rimango giovane così, spero. L'ultima parentesi.